Ah, voi avete chiuso la fornace perché non c'era più la materia prima? Era finita la materia prima, venivano fuori diciamo l'ultima rivoluzione industriale che c'è stata, quindi macchinari robotizzati, impacchettatrici automatiche, questi nuovi tipi di forni, che allora un investimento del genere lo può fare chi ha un sito enorme di terreno e una grande richiesta, perché tu facendo il cambio negli anni 70, passando alla produzione industriale vera, cioè la produzione quintuplicava. Se tu hai un mercato adatto a poter assorbire una cosa del genere, lo fai l'investimento. Se tu produci 5 volte, ma la tua richiesta è sempre uno, puoi fare un investimento del genere. Nella provincia di Perugia eravamo 40 fornaci, sono rimaste in due. C'era Cannara, c'era Scarca, c'era Ponte Felicino, c'era Ponte San Giovanni, c'era Umbertide, c'era Pozzuolo. Quanti dipendenti erano qui? Ma qui siamo arrivati anche a 100. Il territorio insomma era un bacino. Ma che, beh, le macchie è nata intorno alla fornace, ma che come paese è nata intorno alla fornace. Poi, ma poi il discorso della fornace che porta... La fornace porta un indotto da fa spavento, basta pensare ai trasporti, certo. i tre turni. Perché la forno, giustamente il forno non si spegne. Non si spegne, certo, lavoravate. Capito? La fornace c'ha un indotto incredibile. Quindi il rappresentante, chi te viene, chi te cosa, chi c'è. Ma il commercio era solo qui in zona oppure commerciavate anche fuori? In che anni? Diciamo negli anni 50, quando la fornace era piena produzione. No, molto portavamo a Roma, perché Roma tirava e perché si caricava la stazione dei Panicali. La stazione dei Panicali, no? Una volta non si trasportava su gomma, si trasportava con la ferrovia. Quindi anche le fornaci sono in punti strategici. Qui è nato perché c'era Panicali. Ponticelli è nata perché c'era lì. In effetti sono tutte stazioni che poi sono chiuse. Sono state chiuse, ovvio, perché lavoravano più sul commercio che sul trasporto delle persone.